lasciati stare, non dormite più, che mezza dita d'intastavanetta ci sono. La nascita del primo gruppo musicale cittadino risale al 1863 e istituito dall'amministrazione comunale si chiamò Banda Musicale Città di Augusta. Nata per volontà dell'allora sindaco Giuseppe Sordi, ottimamente collaborato dal grande appassionato ed insegnante di musica qual era il sacerdote Giuseppe Cannavà, la banda musicale apportò un gran diletto all'intera comunità locale. In quegli anni, soprattutto in un paese del sud con pochissimi altri diversivi, la banda musicale rappresentava un'ottima occasione di svago ed allegria capace di coinvolgere tantissime persone che, per merito di tutti i componenti della banda, rimanevano deliziati ed ammaliati dalle loro scalette musicali, saggiamente ed opportunamente proposte. La banda musicale, tanto agognata dalla popolazione, divenne ben presto un elemento importante della vita cittadina, riuscendo con grande professionalità a contornare, adeguatamente e melodicamente, i momenti più salienti e solenni dei principali avvenimenti della città di Augusta. Molti erano i cittadini che seguivano, con piacere e grande interesse, anche le varie esibizioni della banda musicale durante i concerti che si svolgevano in luoghi ed orari ben stabiliti. Le domeniche, ed in concomitanza degli altri giorni festivi, per tutto il periodo della stagione invernale, il corpo bandistico, indossando la tenuta nera, si esibiva in un palco approntato in Piazza Duomo, mentre, durante il bel tempo della lunga stagione estiva e con l'impeccabile divisa bianca, le esibizioni sonore avvenivano sul locale palco musicale. Questo era, e lo è tuttora, anche se in stato di abbandono, un palco con la pianta circolare in stile Liberty, situato nella zona di levante dei giardini pubblici, ovvero in quella parte conosciuta anche come a Villa Ranne. Infatti, proprio in questa zona dei giardini pubblici, nel 1891 fu costruito un palco musicale in muratura e con la base a cassa armonica, capace di offrire un'acustica migliore di quella della precedente costruzione in legno, già esistente sin dal 1868 in quello stesso luogo. Con la sua costante presenza nelle maggiori ricorrenze locali, la banda musicale costituiva un perno portante delle processioni, durante i vari festeggiamenti religiosi, con motivi molto allegri e trascinanti, nelle manifestazioni civili e militari ed anche nei cortei del Venerdì Santo ed in quelli funebri, a richiesta dei familiari dell'estinto, con motivi musicali intonati al caso. Nell'arco di tempo intercorso fra la sua nascita e lo scoppio della Grande Guerra d'inizio Novecento, la banda musicale è stata diretta da bravi e valenti maestri, quali erano i vari Raffaele Rispoli, Generoso Risi, Francesco Saia, Leandro Monteforte, Sigismondo Manno, Francesco Farina e Umberto Spedaliere, che si sono alternati e prodigati grazie alla loro professionalità e al loro amore per la musica. A datare dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, dopo un breve affidamento al professore Alfonso Confreda, la direzione della banda passò al signor Francesco Roggio. Dopo un lungo periodo di impegni vari ed acclamate esibizioni, la banda si sciolse a causa del disastroso bombardamento su Augusta del 13 maggio 1943, che costrinse molti cittadini ad abbandonare la città, e fra questi vi erano anche un certo numero di musicanti.
Terminato il periodo bellico e con il rientro in città, si ritornò pian piano alla normale vita di sempre. I vari ed ex musicanti ripresero a svolgere la loro passione per la musica e, non esistendo più una banda musicale cittadina, si riunivano in gruppi formando delle orchestrine per illetare i vari festeggiamenti privati o suonare in qualcuno dei locali pubblici che cominciavano a nascere in città. Tra il 1948 ed il 1949, quando in città non si erano ancora richiuse le ferite causate dai tremendi bombardamenti avvenuti durante la guerra, il sindaco Giuseppe Marotta ricostituì la banda musicale di Augusta, nella quale affluirono tanti degli ex componenti, che, come per tutti gli altri facenti parte della banda, furono trattati come dipendenti comunali. Le prove dei concerti bandistici si svolgevano in un ampio locale ricavato all'interno dell'ex convento di San Domenico, dove si tenevano anche delle lezioni serali per i numerosi giovani desiderosi di avvicinarsi all'arte della musica. La ricostituzione della banda fu quindi anche una buona opportunità per tante persone, che, soddisfacendo nello stesso tempo le loro innate passioni musicali, ne potevano ricavare anche un modestissimo ma ugualmente benedetto compenso. La rinata banda cittadina fu affidata alla direzione del maestro Nicola Di Pasquale, che con ottimi e lusinghieri risultati la condusse fino al 1952, quando cedette il testimone al maestro Enzo Annino, rimasto in cattedra fino all'inizio degli anni 60. Da allora e fino al 1964 la banda cittadina fu affidata al maestro Santino Zanti. A datare dal periodo di affidamento al maestro Zanti, la banda musicale cessò di essere una istituzione comunale e di conseguenza coloro che la componevano non percepirono più alcuna retribuzione. Pertanto, da allora cominciarono a nascere delle iniziative private, infoltite da grandi appassionati di musica, che per offrire alla cittadinanza le varie esibizioni musicali si riunirono in qualche associazione con l'intento di continuare le tradizioni della vecchia banda comunale. Sono gli anni in cui emerge la figura del maestro Giuseppe Passanisi, calzolaio di professione ma grandissimo amante della musica, con un'elevata conoscenza di quel particolare ramo musicale. Difatti, fra queste iniziative bandistiche private, la più nota risultò essere quella guidata proprio dal maestro Giuseppe Passanisi, nella quale confluirono il maggior numero di musicanti reduci dalla vecchia e osannata banda cittadina. Per un lungo periodo di tempo il maestro Passanisi, con immensa ed instancabile dedizione, ne ricoprì le principali cariche, svolgendo un compito che gli valse il generale e dovuto tributo nell'indicare la nascente banda con il nome di Corpo Bandistico Maestro Giuseppe Passanisi, città di Augusta. Nella seconda parte degli anni Ottanta, questa banda annoverava una settantina di componenti, e quindi si decise di creare due formazioni che si alternassero nelle prestazioni sonore. Una di queste aveva come capobanda Vito Vinci, mentre nell'altra lo stesso ruolo lo svolgeva Ottavio Petrarca. Nel 1995 il maestro Passanisi cessò la sua attività direttiva ed il suo posto fu preso dal maestro Benvenuto Ramaci, al quale seguirono altri bravi e valenti direttori bandistici. Nell'aprile del 2008, 30 volenterosi musicisti augustani, aventi nel cuore l'amato maestro Passanisi, si riunirono nell'intento di creare una realtà bandistica proprio dalle ceneri del vecchio corpo bandistico di Augusta. Da questa loro volontà, naturalmente associata alla tanta passione per la musica bandistica, nasce l'attuale corpo bandistico Federico II, città di Augusta, alla cui presidenza c'è il maestro Simone Nicotra, collaborato dal suo vice Emanuele Di Grande e con la direzione artistica affidata al giovane e bravo maestro Gaetano Galofaro.